Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, bentornati in un nuovo video. È arrivato settembre, per me settembre è il mese delle riprese, è il mese dei nuovi inizi e come volevate dimostrare è arrivata un nuovo inizio per la cameretta dei bimbi, che è dove mi trovo adesso. Vedete, è solamente un piccolissimo angoletto. Abbiamo rinnovato la cameretta dei bimbi, abbiamo fatto un bel makeover. Abbiamo cambiato i letti, abbiamo cambiato la disposizione dei mobili, abbiamo preso dei pezzi nuovi e quindi nel video di oggi voglio darvi una bella motivazione per tutti quelli che come me sentono settembre come un nuovo inizio, il mese dei buoni propositi, il mese delle cose da fare. Spero di darvi una buona motivazione per darvi da fare anche voi. In questo video voglio anche mostrarvi l'ultimo arrivo qua in casa. Non poteva arrivare in un momento migliore perché mi hanno spedito la nuova Tineco S7 Pro. Voi sapete quanto io ami la Tineco, la uso sempre, ormai sono tantissimi mesi, anni che collaboro con loro. Questo è il terzo modello che mi inviano e sono molto contenta perché nel corso del tempo sono riusciti ad aggiustare, a sistemare tutti quei difetti che si riscontravano nei vari modelli. Non posso dirvi che questo modello ha raggiunto la perfezione, perché probabilmente la perfezione in questo mondo non esiste, ma di sicuro ci siamo molto vicini. Tra le varie novità strutturali, quella che subito mi è saltata all'occhio riguarda la spazzola, la testina. Guardate, allora, la spazzola, penso che si noti, è molto più grande, quindi comunque la superficie pulita è maggiore. E poi il grossissimo difetto per quanto mi riguarda della Tineco vecchia era che c'era questo supporto qui che vi impediva di pulire. Attaccato al muro, vedete, c'erano sempre questi 2 centimetri che non venivano puliti. Nel nuovo modello questo problema è stato risolto, perché né qua avete ingombro e quindi riuscite a pulire tutto il pavimento fino al muro. Guardate, qua si vede molto bene la parte questa qua in cui ho passato la Tineco e la parte questa che invece è asciutta, e come potete vedere il pavimento è bagnato anche fino al battiscopa. Sulla parte frontale hanno aggiunto anche un LED che è comodissimo secondo me per vedere la polvere nelle zone più nascoste, perché molto spesso il pavimento sembra pulito ma in realtà con il LED si vede benissimo la polvere. Fra parentesi, il LED potete anche decidere di spegnerlo poi nelle impostazioni. E per tutte quelle che hanno sempre paura che la Tineco rilasci troppa acqua, vi dico che la utilizzo senza problemi sul parquet e nel giro di un paio di minuti il pavimento è sempre asciutto. Inoltre, cosa non particolarmente importante per la funzionalità, ma sicuramente una caratteristica importante, visto anche il prezzo, visto il fatto che si tratta ormai di un top di gamma, è il display. Hanno aggiunto un display da LED meraviglioso su cui avete un menu all'interno del quale vi potete spostare con questo tastierino che si trova sul manico, e ovviamente all'interno del menu potete scegliere la modalità di utilizzo. Oltre alle due modalità che erano sempre presenti, auto e max, hanno aggiunto una modalità ultra per una potenza estrema e anche la modalità solamente di aspirazione senza lavaggio. Potete anche decidere se tenere il LED acceso o spento, potete regolare o togliere il volume, potete anche selezionare se state seguendo una pulizia con il detergente o solamente con l'acqua. Una volta rimessa nella sua postazione di ricarica, la Tineco fa un check per verificare se sia necessaria l'autopulizia e con il solito bottoncino potete appunto eseguire questa operazione. In questa nuova versione abbiamo 2 tipi di autopulizia, una più veloce che dura un paio di minuti e una più intensa che dura 6 minuti. E una volta che fate partire l'autopulizia, sul display a LED potete vedere tutti i vari step, compresa una novità, e cioè una fase di asciugatura della spazzola, che quindi fa sì che la spazzola si asciughi molto più velocemente, eliminando tutti i problemi di cattivi odore o di proliferazione batterica che si possono verificare con il ristagno di acqua. Quando mi è arrivata non ho voluto leggere nessuna recensione, ho voluto direttamente provarla per vedere se riscontravo già utilizzandola delle novità.
e l'ho trovata estremamente più maneggevole grazie alle ruote motrici, che sono molto più grandi rispetto a quelle del modello precedente che avevo io e che vi aiutano proprio nel passaggio sia avanti ma anche e soprattutto indietro. Quindi l'ho trovata molto 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 più semplice, molto più maneggevole e molto più leggera nell'utilizzo. Trovate Latinego in vendita sia su Amazon che sullo store ufficiale. Vi lascio qua sotto tutti i link di riferimento con anche il codice sconto. Vi invito quindi a dare un'occhiata. So che il prezzo è importante, ma conoscete benissimo la qualità di questo prodotto. Vi posso garantire che il costo è ben ripagato poi dall'aiuto che vi dà in casa. Come vi ho già detto, per me settembre è il mese della ripresa delle attività, dei buoni propositi, di riprendere le sane abitudini. Era tanto che mi frullava per la testa l'idea di sistemare la cameretta dei bimbi, principalmente perché Leonardo in culla cominciava a stare stretto, e quindi alla fine ci siamo decisi. Abbiamo registrato questo video in diversi giorni perché abbiamo fatto diverse capatine all'IKEA. E il primo acquisto è stato un nuovo letto per Eva, perché abbiamo deciso di passare il letto, quello piccolino che aveva Eva, a Leonardo. Questo è il letto che abbiamo, la struttura del letto che abbiamo scelto per Eva, una soluzione estremamente semplice, forse anche una delle più economiche, se non la più economica, ma effettivamente era quello che mi interessava. È comunque una situazione temporanea, non abbiamo ancora deciso come fare la cameretta definitiva, non sappiamo ancora se i bimbi staranno sempre insieme oppure se alla lunga vorranno separarsi, non sappiamo ancora se ci sarà mai un terzo bimbo, quindi per il momento abbiamo deciso di prendere una soluzione intermedia, quindi una struttura letto molto semplice e anche abbastanza economica. Abbiamo speso un pochino di più sul materasso, che invece l'abbiamo preso buono, perché abbiamo ipotizzato che un domani che si faranno delle camerette definitive, mentre la struttura del letto può non servire, il materasso sicuramente si può riutilizzare, e quindi ecco, su quello abbiamo speso un pochino di più. Alla velocità della luce vi faccio vedere il montaggio del letto, che tutto sommato è andato abbastanza bene. Non abbiamo assolutamente nessun tipo di strumento professionale, abbiamo utilizzato tutto quello che era in dotazione nel pacco IKEA, e vi devo dire che alla fine siamo rimasti abbastanza soddisfatti. Le dimensioni del letto sono 200x90. A Leonardo, come dicevo, abbiamo passato invece il Critter che aveva Eva, che è un altro lettino IKEA, che ha dimensioni un po' intermedie perché è un 70x160. Questo è il risultato finale, devo dire che siamo rimasti abbastanza soddisfatti. Il letto di Eva è enorme, non eravamo abituati a vedere così tanto ingombro, però è molto comodo, l'abbiamo già sperimentato tutti quanti. Qualche tempo dopo, oltre ai letti, ho deciso di riorganizzare anche i mobili dei giochi. Quello che sto spostando adesso è il fasciatoio, che abbiamo spostato nello studio perché il fasciatoio diventa anche scrivania, è sempre un mobile IKEA quello. E quindi abbiamo deciso, per l'inizio della scuola, Eva andrà in prima elementare quest'anno, abbiamo deciso di crearle la sua scrivania nello studio, e per sistemare i giochi abbiamo acquistato un altro mobile IKEA, che è il famosissimo Kallax. Io l'ho preso nella versione 4x2. Questo è stato veramente facilissimo da montare, mentre sul letto abbiamo avuto qualche piccola difficoltà in alcuni punti, questo invece è andato proprio liscio liscio liscio. Avevamo già avuto un Kallax nella prima casa in cui eravamo in affitto, ma vi parlo di
10 anni fa forse, più piccolino. Questo l'abbiamo preso un pochino più grande perché, come vi dicevo, voglio riorganizzare anche i giochi. Il fasciatoio conteneva parecchi dei giochi dei bimbi e, avendolo portato di là e avendolo svuotato, abbiamo preso quest'altra struttura. Adesso vi faccio vedere anche dove la mettiamo e a fine video vi faccio vedere anche un po' come abbiamo riorganizzato il tutto. Questa è la riorganizzazione finale della cameretta dei bimbi. Molto soddisfatta delle scelte che abbiamo fatto, inizio a pulire, perché come tutti i nuovi inizi bisogna proprio ripartire completamente da zero. E quindi nel video di oggi, oltre a condividere con voi la riorganizzazione della cameretta dei bimbi, voglio darvi anche un pochino di motivazione, perché faremo una bella pulita. La cameretta dei bimbi per fortuna è molto semplice, senza troppi ingombri, senza troppe superfici che si impolverano, quindi in realtà ci ho messo molto poco a fare una pulizia approfondita e questa secondo me è un po' la chiave dell'avere una casa sempre ordinata e sempre abbastanza pulita. Quello che faccio praticamente è utilizzare un multiuso generico e vado a pulire tutte le superfici. In realtà le superfici che vado a pulire sono quelle che possono essere state sporcate dalle mani sostanzialmente, quindi ecco, non andrò a pulire con il multiuso quadri o robe del genere dove i bimbi non arrivano, ma pulisco tutti i mobili appunto su cui possono essere andate le mani dei bimbi, ma anche le nostre. Tenete conto che queste pulizie sono pulizie che faccio veramente veramente raramente. Qua forse non si vede bene, ma sia la porta che gli armadi non sono bianchi opachi, ma sono tutti grezzi, diciamo, quindi ci sono tutte le scanalature del finto legno e quindi in realtà lo sporco non si vede. Difatti io non sono una di quelle che lava le porte spessissimo o gli armadi spessissimo, perché appunto lo sporco non si vede, e anche perché in realtà non sono fissata o maniaca delle pulizie, quindi diciamo che ogni tanto mi piace fare queste pulizie approfondite, ma in realtà parliamo tipo di una volta l'anno. Un'altra cosa che pulisco veramente di rado sono le finestre e i vetri. Non so bene per quale motivo, ma la mia casa è posizionata in un punto per cui i vetri non si sporcano quasi mai. Anche quando piove a vento, in realtà le finestre sono sempre abbastanza pulite, quindi non ho mai la necessità di pulire bene i vetri. Oggi chiaramente nelle pulizie generali ho deciso di pulire tutto, quindi vetri inclusi, e incluse anche le persiane e tutte le parti della finestra. Comunque teniamo spesso le finestre aperte, è ancora molto caldo qui da noi e quindi diciamo è inutile pulire bene la stanza se poi è sufficiente un pochino d'arietta per portare dentro della sporcizia che è presente sulle soglie della finestra. Utilizzo sempre il multiuso per tutto tranne che per i vetri, su cui applico uno spray specifico per vetri. Vado a pulire appunto, come vi dicevo, anche la soglia esterna della finestra, quindi prima ci passo l'aspirapolvere e poi ci passo sempre il multiuso. Qui pulisco non con lo straccetto ma con lo Scottax, perché è comunque un punto molto sporco, quindi preferisco usare lo Scottax che poi butto via, mentre lo straccetto che ho utilizzato per pulire tutto poi continuo ad utilizzarlo. Pulisco anche le persiane, le mie sono in alluminio e le pulisco sempre con il multiuso. Non erano particolarmente sporche, io ho dato giusto una pulita per levare la polvere. Per
Per quanto riguarda invece tutto quello che è appeso, come vi dicevo, vado semplicemente a spolverarlo, perché non è fondamentale andare a sgrassare delle cose che non vengono toccate da nessuno. Quindi utilizzo la spugnetta solo per le lettere dei bimbi, ma solo perché sono fatti in legno grezzo e quindi lo spolverino si rimane sempre incastrato, e quindi ci passo la spugnetta solamente per comodità. Tutto il resto lo vado a spolverare con lo Swiffer. A questo punto tutte le superfici sono pulite, quindi non rimane che passare al pavimento. Per fare una pulizia veramente approfondita decido di spostare i mobili e di pulire bene tutto, quindi parto dai battiscopa che inizialmente pulisco con uno Scottex e con lo straccetto, poi dopo mi vedrete passare all'aspirapolvere, che è sicuramente più veloce. E come vi dicevo, sposto i mobili per sezioni di pavimento, quindi pulisco bene una sezione di pavimento, poi ci risposto tutti i mobili che per liberare altre parti del pavimento e procedo così. Ovviamente vado ad utilizzare subito la nuova Tineco, ve ne ho già parlato abbondantemente all'inizio video, vi ricordo sempre di controllare il link qua sotto, e il funzionamento è quello della classica Tineco, quindi vado a riempire il serbatoio dell'acqua pulita e ci vado a mettere anche un misurino del detergente che arriva assieme alla Tineco. Come avete visto, ho insistito molto sui bordi, quindi sul pavimento che va a toccare sul battiscopa, perché insomma la stavo provando, erano le prime volte che la usavo, quindi volevo un po' vedere fino a che punto era migliorata, e come vi ho già detto nell'introduzione ne sono rimasta veramente molto sorpresa. E poi nel giro di 2-3 minuti il pavimento si asciugava e quindi vado a spostare tutti i mobili verso sinistra e procedo con la pulizia. Una volta pulito tutto il pavimento vado a rimettere ogni cosa al suo posto, quindi il comò è in fondo al letto di Eva,
Di comodino ce n'è uno solo, ce l'avevamo già, e è al centro fra i due lettini, e poi vado a mettere il nuovo letto di Leonardo, che sarebbe il vecchio letto di Eva. Leonardo chiaramente ha ancora bisogno delle sbarre, quella che vedete a destra è la sbarra inclusa nel critter, quella di sinistra l'abbiamo comprata perché comunque ce ne servivano due. E poi vado a sistemare i classici cesti del Kallax, appunto nel Kallax. Qua eravamo estremamente indecisi su cosa prendere, ci siamo tenuti sul classico, quindi ne ho messi 4 sotto bianchi, e poi sopra non mi andava di chiudere tutto perché avevo paura che fosse troppo soffocante, e quindi ne abbiamo messi solamente 2. I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew. Hey, I say I'm doing all. Per concludere la pulizia, ovviamente andiamo a mettere un set di lenzuola pulite. Quando ho girato questo video i bimbi dormivano già da una settimana nei lettini nuovi, e però non potevo assolutamente riutilizzare le lenzuola che avevano visto che avevo pulito tutto, e quindi ho messo un altro set. Per i bimbi ho per ciascuno 2 set di lenzuola, così se una per qualche motivo, per qualche incidente si sporca, ne ho un'altra di ricambio. Ovviamente quando cambio le lenzuola, quelle dei bimbi le lavo subito, perché appunto ho sempre bisogno di avere un lenzuolo, un set di lenzuola di scorta. Le lenzuola di Eva le avevo già, perché nel lettino critter comunque utilizzavo quelle standard, invece quelle di Leonardo le ho comprate sempre all'IKEA. Come ultimissima cosa ridò una passata di Tineco, questa volta chiaramente non vado a spostare tutto perché diciamo che dove ci sono i mobili ci ho già pulito, però vado a ridare una passata sia per fare una pulizia un pochino più approfondita, sia per essere sicura che comunque tutta la superficie calpestabile sia pulita. Non mi interessa tanto dare lo straccio sotto ai letti dove non ci va nessuno, ma dove camminiamo scalzi tutto il giorno sì, mi importa che sia ben pulito. A breve vi faccio anche vedere in maniera più dettagliata come ho organizzato il tutto, però comunque fatemi sapere cosa ne pensate. Tenete sempre conto che è una soluzione provvisoria nel senso che magari per i prossimi 2, 3, 4 anni andrà bene. Oddio, non credo, perché forse Leonardo, con la velocità con cui cresce, fra un paio d'anni avrà bisogno di un letto anche lui standard. Però ecco, diciamo che per i prossimi mesi siamo a posto così. Ecco la camera finita, adesso ho anche sistemato tutti i giochi, quindi vi faccio vedere molto velocemente come abbiamo organizzato, considerando che ho semplicemente spostato i giochi che avevo nel fasciatoio in questo mobile, li ho leggermente riorganizzati, ma in quel comodino non ci ho messo le mani, in questo comodo non ci ho messo le mani, e anche nell'armadio là dei giochi non ci ho messo le mani, quindi in realtà l'idea è di fare un bel declutter, però vediamo, insomma, non so bene quando. Allora, ho preso i contenitori dove ho messo qua tutte le Barbie e qua tutti gli accessori delle Barbie che noi teniamo nelle scatoline, quindi in una scatolina ci sono tutte le scarpe, in una tutte le cose per la cucina, in una tutte le cose per i capelli e così via. Poi abbiamo tanti peluche, tanti.
Qua c'è un cesto, qua c'è un altro cesto, abbiamo peluche anche dentro questo cesto e anche in questo cassetto. Voi mi direte: che ci fai con tutti questi peluche? Io niente, ma i bimbi devo dire che ci giocano molto ancora, quindi per il momento non glieli levo. Poi qui abbiamo bambolotti e bambole, e qua c'è, no, qua ci sono i peluche, e qua c'è la scatola delle cianfrusaglie. Quindi qua ci sono tutti oggettini piccolini di tutti i tipi, c'è una bacchetta magica, un bavaglino, borsette, e penso che questi siano in assoluto i giochi che i bimbi usano di più, perché si inventano veramente tante cose. Allora, qua ho creato una piccola zona gioco. I bimbi adorano gli spazi piccolini adatti a loro, quindi scommetto che passeranno la maggior parte del tempo dentro quel buchino, che tra l'altro si presta molto anche a mettere una coperta sopra per fare una sorta di casina. Quindi sono sicura che questo spazio loro lo sfrutteranno tantissimo, e a me anche piace molto. Mi piace questo mobile che divide un pochino, diciamo, la zona dei letti dalla zona dei giochi. Take it to the beach.